Un uomo Felti è orfano del duo di centrocampo composto da Mantini e Farabegoli, più del perno difensivo Raffaelli, si affida alla ritrovata vena realizzativa di Bomber Stefanelli, salito a quota 5 stagione, e al leader nonché capitano Rinaldi, ancora assenne e freddo come un cobra dagli 11 metri. Si fa notte fonda, a prescindere dalla serata, per lo Junior San Clemente. I tanti guai fisici, le numerose assenze, riducono Mister Bianchi ad approdare in Valmaricchia con soli 16 uomini. Il nuovo Felti si rende subito pericoloso, un traversore di Cupi viene smistato al centro dell'area di rigore, dove un batti-ribatti porta Stefanelli a colpire malamente il pallone ed è possibile 1-0, ma il nazionale sammarinese si fa perdonare 2 minuti più tardi. Da corner di Fraboni, Gori raccoglie dalla parte opposta questo pallone e pennella questa meravigliosa traiettoria che il numero 9 di casa spedisse di testa in fondo alla rete. Alla quinta per di stagione merita più di un abbraccio ed ecco che la panchina si mobilita assieme ai protagonisti in campo. Siamo solo al terzo minuto di gara e lo Junior ancora non riesce a giustificare la propria presenza in campo, anzi rischia il colpo de capo al nono minuto quando un cost to cost di Stefanelli porta quest'ultimo di fronte a Montalbano che da bravo commissario ingabbia Stefanelli ipnotizzandolo e rubandogli la sfera. Sul versante opposto una punizione di Marolli respinta dalla barriera porta Matteucci a recuperare palle a scaricare il destro verso lo specchio della porta. Semprini non si fida e si rifugia in corner. Dalla bandierina nuova mischia che porta al tiro nuovamente numero 7 ospite, ma questa volta la conclusione è da dimenticare. L'occasione più limpida capita a Ricci che lanciata in profondità viene murato ottimamente dalla tempestiva uscita di Semprini. Poi Ricci non contento cerca una sorta di tiro cross che si spegne sul fondo. Il nuovo Felti a rispondere lo fa nel migliore dei modi, rimessa laterale di Gori, Stefanelli vince un contrasto favorendo Fraboni che viene toccato da dietro da Morolli. Per il direttore Antonini della sezione di Rimini trattasi di rigore, il replay ci mostra o meno il fallo sanzionato dal direttore di gara. Rinaldi dagli 11 metri risponde presente freddando Montalbano e trovando il settimo centro in stagione, risultando il miglior finalizzatore in rosa, con la gioia in tribuna da parte del vicepresidente Mandrelli. Gioia che durerà pochissimo, da un rinvio di Montalbano Ricci si sconta in velocità con Fattori, il piede del difensore si blocca in un angolo di campo causando la rotazione del ginocchio, dolore tremendo. Il replay ci mostra appunto la caduta da parte del centrale in maglia numero 5 costretto ad abbandonare il campo in chiusura di tempo, portato prima negli spogliatoi e poi dall'ambulanza nell'ospedale del paese. Piuttosto auguri di pronta guarigione. Da punizione Buffone non perdona trovando i gol che riapre i giochi, traiettoria velenosa che inganna questa volta l'attento Semprini. La ripresa risulta vara di emozioni, si parte con questo tiro di Gori abbondantemente al lato, con questo tentativo sotto misura ad opera di Stefanelli, accerchiato da diversi difensori avversari. San Clemente che prova nuovamente a calcio piazzato con Buffone, ma Semprini blocca senza problemi, mentre dall'altra parte Fraboni, servito da Radici, spara alto. Stefanelli, costretto poi a lasciare anzitempo il terreno di gioco, cerca la sventola dalla distanza senza inquadrare il bersaglio. Una discesa di Cupi porta alla quasi papera di Montalbano che non trattiene il pallone ma Radici non ne approfitta. Poco dopo il terzino di casa si ripete ma il tiro cross non crea grattacapi agli ospiti che pungono di rimessa quando Poggioli rischia un clamoroso autogol nel tentativo di sventare il pericolo prima che Matteucci ci provi nuovamente dalla distanza dimostrando poco feeling con il bersaglio. Si chiude qui una partita che Nuova Fritta ha tenuto in mano potendola chiuderla già dopo 9 minuti, ma l'infortunio di Fattori e il gol all'ultimo respiro del primo tempo ha riaperto un match mai in discussione, anche se ai padroni di casa piace soffrire fino alla fine. Piccolo passo verso quel grande obiettivo che nessun tesserato osa nominare, ma che in vista dei due derby tra le mura amiche con Poggiobene e Sant'Ermete sanno come non mai di grande passo. L'ultima nota tra felicità e goduria e fatto sportivo, il pensiero più dolce va ai dirigenti Giacomo e Fabrizio Giuliani che nella notte hanno visto volare in cielo il proprio angelo di famiglia con la consapevolezza che una nuova stella accompagnerà il viaggio di questi ragazzi dall'alto del cielo.